Ma Dio conta veramente ogni azione che compio. Cioè, Dio è attento a ogni minima cosa che faccio. Pensiero, parola, azione. Cioè, a Dio cosa importa di tutte queste cose? E io, con cosa posso veramente influenzare il mondo? Beh, ovviamente la prima risposta che verrebbe è: posso cambiare il destino del mondo facendo qualcosa di molto importante, portando avanti un'opera ingente, organizzando dei movimenti rivoluzionari in cui veramente cambierò il destino di miliardi di persone. Invece la Bibbia, la nostra sacra Bibbia, ci insegna qualcosa di completamente diverso. E questo lo impariamo dalla porzione della Bibbia in cui si racconta la storia di Noè, il famoso Noè, che è entrato dentro all'arca. E Dio lì ci racconta che il mondo è stato punito non perché gli uomini hanno compiuto delle azioni enormi e brutte nei confronti di Dio. No, lui lì c'è scritto che il mondo è stato punito con il diluvio. Perché gli uomini compivano dei piccoli atti, piccoli atti di criminalità. Questi Dio nella Bibbia, la Bibbia originale scritta in ebraico, quindi quella data da Dio a Mosè, vengono chiamati Hamas, piccoli atti di violenza quotidiana, piccoli atti di appropriazione indebita. Quindi Dio ha mandato il diluvio che ha distrutto l'intera umanità, a parte Noè e la sua famiglia, per delle piccole azioni, per delle piccole ingiustizie, non per delle grandi azioni di criminalità, no, piccole cose che però avvenivano ogni giorno, senza sosta, ed erano atti di ingiustizia perpetrati tra l'uomo e l'uomo. Quindi non erano atti di ribellione nei confronti di Dio, erano atti di ribellione nell'umanità, atti di cattiveria di uno nei confronti dell'altro. E quindi noi che cosa possiamo imparare da questa lezione che ci dà questa porzione della Bibbia di Noè? Possiamo imparare che in realtà, come dice il Maimonide, noi dobbiamo considerare come se tutto il mondo fosse su un piatto di una bilancia, dove ci sono esattamente le buone azioni e le cattive azioni che stanno in equilibrio. E ogni piccola buona azione e ogni piccola cattiva azione che noi possiamo compiere può cambiare il destino del mondo intero, facendo pendere la bilancia verso il bene e verso il male, e quindi facendo pendere la bilancia del destino del mondo verso un destino positivo o verso un destino negativo. E quindi non pensate che una piccola azione non ha nessuna importanza. No, perché a causa di questi Hamas, come dice Dio, come usa questa parola nella Bibbia, queste piccole azioni però quotidiane perpetrate in maniera ingiusta nei confronti del prossimo, il mondo è stato distrutto. Però ognuno di noi, con una piccola buona azione, può cambiare il destino del mondo per il bene. Proviamoci.